Dal Vangelo secondo Marco. In quel tempo si avvicinarono Gesù, Giacomo e Giovanni, i figli di Zebedeo, dicendogli: «Maestro, vogliamo che tu faccia per noi quello che ti chiederemo». Egli disse loro: «Che cosa volete che io faccia per voi?» Gli risposero: «Concedici di sedere nella tua gloria uno alla tua destra e uno alla tua sinistra». Gesù disse loro: «Voi non sapete quello che chiedete». Qualche domenica fa Marco ci ha presentato i discepoli che per strada, proprio mentre Gesù annunciava per la prima volta la sua passione, discutevano tra loro chi fosse il più grande. E nei versetti precedenti il brano odierno, il Maestro annuncia il suo destino. Verrà insultato, condannato a morte, flagellato e ucciso. E qual è la reazione dei discepoli? Essi continuano a illudersi che salga a Gerusalemme per dare inizio al tempo del Messia, inteso come un regno di questo mondo. Sanno benissimo che Gesù deve passare attraverso l'umiliazione e la croce, ma pensano già al dopo. «Maestro, vogliamo che tu faccia per noi quello che ti chiederemo». Nel cuore dell'uomo, nel nostro cuore, se vogliamo essere sinceri con noi stessi, dobbiamo ammettere, cova la sete del potere e l'aspirazione ai primi posti. Potete bere il calice che io bevo o essere battezzati nel battesimo in cui io sono battezzato? Gli risposero: «Lo possiamo». E Gesù disse loro: «Il calice che io bevo, anche voi lo berrete. E nel battesimo in cui io sono battezzato, anche voi sarete battezzati. Ma sedere alla mia destra o alla mia sinistra non sta a me concederlo. È per coloro per i quali è stato preparato». Anche i cristiani più esemplari, quelli impegnati in parrocchia, nei vari gruppi, coloro che collaborano a tutte le iniziative, sono spesso tentati di imporsi sugli altri. E la volontà di agghindarsi con le penne del pavone finisce sempre col creare maluvoni, disordini. Allora possiamo chiedersi: è fuori luogo desiderare di partecipare alla gloria di Gesù, quella che il Padre gli darà dopo aver portato a compimento la sua missione? Neanche per sogno. È fuori posto, è sbagliato pretendere di avere i primi posti. Ed ecco che Gesù allora li rimprovera aspramente: «Voi non sapete quello che chiedete». E poi parla di un calice da bere e di un battesimo da ricevere. Potete bere il calice che io devo bere o essere battezzati nel battesimo in cui io sono battezzato? Sono due espressioni che si riferiscono chiaramente alla sua passione. Ma anche gli altri 10 discepoli non sono da meno. Gli altri 10, dice l'Evangelista, avendo sentito, cominciarono a indignarsi con Giacomo e Giovanni. E allora Gesù coglie l'occasione per un altro insegnamento. «Voi sapete che coloro i quali sono considerati i governanti delle nazioni dominano su di esse e i loro capi li opprimono». Non è questo, dice Gesù, il comportamento da imitare. Non debbono sussistere dubbi o perplessità su questo punto. E ai suoi Gesù dà un ordine tassativo: «Tra voi però non è così». Gli altri 10, avendo sentito, cominciarono a indignarsi con Giacomo e Giovanni. Allora Gesù li chiamò a sé e disse loro: «Voi sapete che coloro i quali sono considerati i governanti delle nazioni dominano su di esse e i loro capi le opprimono. Tra voi però non è così. Ma chi vuole diventare grande fra voi sarà vostro servitore, e chi vuole essere il primo fra voi sarà schiavo di tutti. Anche il Figlio dell'uomo, infatti, non è venuto per farsi servire, ma per servire e dare la propria vita in riscatto per molti». E allora qual è il modello da imitare? Lo dice Gesù: «Chi vuol diventare grande sarà il vostro servitore, chi vuole essere il primo sarà schiavo di tutti». Il modello da imitare è lo schiavo, colui che occupa il posto più basso della società, colui al quale tutti possono dare ordini.
Ecco, Gesù si colloca a questo livello. Chi vuole essere il primo guarda dall'alto in basso. Gesù si mette a livello dello schiavo per lavare i piedi ai suoi discepoli. Ti guarda dal basso in alto. Dice un salmo: come gli occhi dei servi alla mano della loro padrona, così i nostri occhi sono rivolti a te, o Signore. E dice Gesù: il figlio dell'uomo non è venuto per farsi servire, ma per servire. Non esige che gli lavino i piedi, ma sarà lui a chinarsi a lavare i piedi agli altri. E noi, a quale livello ci poniamo?